Ok, amici del fattoniseno, del fatto del vallone, dalla chiesa madre di Mussomeli, la diretta per trasmettere la Santa Messa a chiusura delle sante 40 ore che si sono celebrate qui nella chiesa madre di Mussomeli. A tutti quanti il buongiorno. Partecipano alla liturgia la congregazione di San Pasquale, la congregazione di San Giuseppe e l'Arciconfraternita del Santissimo Sacramento alla Matrice di Mussomeli.
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza. Canti al Signore che mi ha benedicato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, siamo qui ancora per rinneggiare a Cristo, Signore nostro, per dire tutto il nostro amore alla conclusione di questi tre giorni di contemplazione, di meditazione, di adorazione al Signore. È un affare di cuore. Dio ci ama immensamente, più di quello che noi possiamo immaginare. E la fede inizia proprio da questa credenza, credere che il Signore mi ama. Lo diciamo con le labbra, ma non ne siamo totalmente convinti che in questo momento Lui ci protegge, Lui ci ama, Lui insistentemente ci cerca. Lasciamoci afferrare dall'amore del Signore. E vedete come la vita cambia aspetto, perché diventa una luce nuova, una luce di vita. Il ricamo del nostro progetto di vita davvero veniamo dall'alto del telaio, del suo disegno stupendo di felicità e di gioia, nonostante le croci, le sofferenze e le paure. Pensiamo ai nostri peccati prima di celebrare i santi misteri, invochiamo il perdono del Signore. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e offese. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la grazia sempre Vergine Maria, gli angeli e santi e le opere e lei, e pregate di me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Thank you.
sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Io, il Signore vostro Dio, sono santo. Non ne troverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non dimenticherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Parola di Dio. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo per i Corinzi. Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda, se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia storto per diventare sapiente, perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti, egli fa cadere i sapienti per mezzo della loro astuzia. E ancora, il Signore sa che i progetti dei sapienti sono vani. Quindi nessuno copre il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro. Tutto è vostro, ma voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Parola di Dio. Alleluia.
quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente? Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo, odierai il tuo nemico? Ma io vi dico: amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non vanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non vanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Talmente impossibile, quasi scandalosa per noi uomini da mettere in pratica, che alla fine della lettura mi veniva di dire, anziché parola di Dio, topola, e lì ci arrendiamo. L'aveva detto il Signore nel precedente brano domenica scorsa, rimproverando anche i discepoli che gli stavano attorno: se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, voi non avrete parte con me, non entrerete nel regno di Dio. Deve superare la giustizia. E i farisei, gli scribi, erano perfetti osservanti della legge antica, ma non basta. Se non superate con la vostra giustizia, ma mi viene da pensare, Signore, tu chiedi di amare il nemico, di non opporsi a colui che ti sta facendo del male, addirittura propone di replicare il male, porgi l'altra guancia, se ti vuole togliere la tunica dagli anche il mantello. Ma Signore, così tu superi anche il concetto di diritto, e il diritto non è questo. Ecco che almeno ci deve essere un paritetico tra la colpa e la pena. Tu addirittura stai dicendo di non oppormi, addirittura io abiliti il male a ripeterlo di nuovo, porgi l'altra guancia. Ma non bastava l'antico comandamento: ama il prossimo tuo come te stesso? È già difficile per noi questo. Già non riusciamo noi ad amare il prossimo. E il prossimo è colui che ti sta accanto, quello che è nella tua famiglia, quella che è nella tua comunità di fede, quella che è nella tua comunità sociale, politica, l'ambiente in cui vivi, che ti sta accanto. Prossimo significa questo. E il Signore invece lo estende oltre.
assurdo. Addirittura viene eliminato il concetto di nemico. Ma non vi sembra un'utopia? Signore, fammi incontrare queste persone che sono capaci di avere una fiducia cieca, di dare in prestito, di lasciarsi rubare, di porgere l'altra guancia. Io non le conosco, tranne qualche santo. Ma noi partiamo da noi. Ecco, il Signore invece parte da Dio Padre. Ecco perché dice: perché siete figli di un Padre che ama tutti e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Noi non vorremmo questo, noi vorremmo che Dio usasse la nostra giustizia, quella occhio per occhio, dente per dente. Quante volte abbiamo invocato il Signore contro un nemico perché ci pensi lui, quasi a vendicare. Ma che scherziamo? Il Signore si è rivelato come uno che ama anche il nemico, anzi forse più in quel momento il peccatore, colui che sta ordendo il male. E ci hanno dato una prova, l'esempio più grande è proprio sulla croce, mentre viene ucciso, mentre viene vilipeso, mentre viene oltraggiato, ridicolizzato, come un fallito totalmente, il figlio di Dio era, no? E lui, mentre tra atroci dolori magari gli conficcano i chiodi, anziché guardare questo viso atroce che magari si diletta ad ostentare quest'odio verso Gesù, come se avesse vinto chissà quale guerra nell'odio, ecco che il Signore si rivolge al Padre: perdonali Padre, perdonali Padre, non sanno quello che fanno. È possibile per lui, ma è stato possibile anche per alcuni santi, il protomartire Stefano, che mentre è lapidato gli arrivano le pietre sulla testa fino a colmare tutto il suo corpo, sta esalando già l'ultimo respiro mentre boccheggiante sta per morire. Padre, lo vede già il Signore, perdona i miei persecutori, perdona coloro che mi uccidono. Ma questo è possibile solo a Dio. Cos'è avvenuto? Ecco perché se partiamo dal nostro sforzo umano, nessuno ci riesce, diventa una semplice utopia. Il fondamento, sapete dove sta? Di questo comandamento: amare il nemico, non opporsi. Nella incarnazione a noi rimane l'area poetica del presepe, di questo bambino. Ma guardate che in quel momento inizia il grande mistero, la nuova creazione, è l'uomo nuovo, è Cristo che si fa uomo, diventa uno con tutti noi. Tu sei nell'incarnazione, che sei stato, diciamo, innervato quasi. Il DNA di Dio è entrato nell'umanità con la sua incarnazione, è diventato perfetto uomo nel grembo di Maria. E quindi quella forza, quell'amore del Padre è entrato nell'umanità tramite il Cristo, ecco, con tutti gli uomini, e diventa lui uno con tutti gli uomini. E con la sua redenzione, morendo in croce, opera l'unità di tutti gli uomini. Tutto gli appartiene, tutto mi appartiene. Non c'è un estraneo per noi cristiani battezzati in Cristo Signore morto e risorto. Quello che mi sta accanto, anche quello che mi sta facendo del male, io ne sono responsabile. Prima, Caino, dov'è tuo fratello? Ma oggi, posseduti dallo Spirito di Cristo, cosa diciamo noi? Dov'è tuo fratello? Mi sta odiando mio fratello, mi sta facendo del male, me l'ha fatto. Ma com'è possibile realizzare questo comandamento? Davvero così forte, assurdo, indicibile? Lo Spirito di Dio abita in noi. Lasciamo agire Dio in noi. Non forziamo la nostra volontà, che di volerci riuscire, perché
piombiamo veramente nell'assurdo, non ci riusciamo, dobbiamo arrenderci. Con tutti gli sforzi che facciamo, non potremo mai arrivare a lasciare al nemico che continua a farmi del male. Già sta ordendo qualcosa contro di me e io devo amarlo, e io devo sopportarlo. È difficile che ci sia anche una reazione normale nella nostra sensibilità di uomini, una disapprovazione, ma proprio arrivare all'amore e alla volontà qui. Ma se ci lasciamo possedere dallo Spirito del Signore, Lui ci trasforma gradualmente. Noi spesso ci opponiamo, noi non vogliamo essere trasformati dal Signore. Ecco che dinanzi all'ostilità dei tuoi confronti, la ribellione è naturale, il risentimento è naturale. L'importante però è quello che senti, non quello che senti, ma quello che vuoi. Sant'Agostino, dinanzi all'impossibilità di certi desideri del Signore, come questo, l'unico, primo, grande comandamento, amare il nemico, amarlo significa andargli verso, regalargli vita, regalargli fiducia, lavorare, servire, sì, arrivare a questo punto, come Gesù, servo per amore, fino ad offrire la vita. E lui, Agostino, pregava: oh Dio, guarda, io non ci riesco, dammi ciò che tu mi comandi, quest'amore paradossale, dammelo. E allora, poi comanda ciò che vuoi e lo farò, perché sei tu a farlo dentro di me. Tutto dipende allora dall'idea che ci siamo fatti di Cristo. Quale idea abbiamo? Vero è, tra di noi serpeggia ancora un'antica immagine di Dio giudice, che ti aspetta al varco e lì vedrà il grande libro della vita, soppeserà le tue azioni di bene o di male. Ecco, lo vediamo come un giudice, come un persecutore, come un vendicatore delle nostre azioni cattive. Ecco, allora che se hai questa immagine, tu non crederai mai in questo amore di Dio. Tu non crederai mai nell'amore per il nemico. Perché hai questa immagine e la porti con te. Anche tu sei veramente rigoroso, irreversibile, giudice del male. E molte volte capita così. Ebbene, se invece abbiamo, perché siamo stati diverse volte perdonati, abbiamo fatto l'esperienza della misericordia di Dio. Per noi questo Dio è un Padre di profonda tenerezza, che mi ama nonostante le mie magagne, i miei peccati, nonostante le mie falsità, nonostante i miei tradimenti, continua ad amarmi e lo sento. Allora sì, che tu ti lascerai possedere da questo Spirito e troverai anche la forza, la volontà di andare incontro al nemico per porgergli la mano. Ecco perché il Signore, che ha unificato nel suo spirito tutti noi, ci dice: ecco, cosa hai fatto al tuo fratello? L'hai fatto a me? Hai dato un bicchiere d'acqua? L'hai perdonato? L'hai dissetato? L'hai fatto a me? Ecco dove sta il fondamento di questo. Da soli è impossibile. E allora, più che invocare la giustizia, come a volte facciamo, invochiamo la misericordia. Andiamo indietro dentro di noi. Non siamo noi che abbiamo perseguitato il Signore. Non siamo stati noi a dare lo schiaffo alla guancia del Signore. E il Signore ci ama ancora e ci perdona. Come mai tu resisti? Molto sarà perdonato a chi avrà perdonato. Ecco che la forza viene da lui. Fratelli, non è un'utopia, anche se io ho detto all'inizio che è una parola un po' quasi assurda, forse un'utopia, anche se i santi sono riusciti, ma è una mente che dobbiamo tenere davanti. Non basta quello che facciamo, non siate perfetti, ma non la perfezione morale, io non commetto peccati, io non trasgredisco le regole, è la compiutezza dell'amore di Dio.
perché siete figli del Signore e Lui come padre per te. E allora dovete agire così perché voi siete santi come è santo il Padre vostro. Voi dovete amare come siete amati dal Padre vostro. Ecco allora uno sguardo attorno a noi, perché non ci illudiamo, ecco perché ho detto utopia, specialmente in questi ultimi tempi, quanto il litigio, quanto l'odio, quanto la, diciamo, il sospetto, la diffidenza, l'invidia serpeggia in un cuore, nel nostro cuore, in ognuno di noi. Non giudichiamo gli altri, che poi se guardiamo attorno a noi, ma guarda, siamo di una litigiosità impossibile un dialogo, e lo vediamo come sono tra i politici nei dibattiti. È da anni che assistiamo a queste lotte terribili dove l'altro non ha la possibilità neppure di esprimere la propria idea, perché l'avversario subito lo investe, lo odia, lo deride, lo mette in berlina, non ha rispetto neppure di una persona. Una volta almeno qualcuno poteva compiutamente esprimere la propria idea e l'altro ascoltarlo e ribattere. Ora non c'è neppure questo, è solo litigio continuo. Ma entriamo nelle nostre famiglie. Guardate che la famiglia è ferita dentro. Ognuno di noi entri dentro di sé. Dove sono queste famiglie armonizzate? Dove c'è un canto di lode, di unità, di amore, di pace, di vicendevole servizio? C'è il sospetto, c'è l'arroganza. Arroganza spesso da parte dei genitori che magari non riescono ad entrare in dialogo con i figli, e si stabilisce una tensione fortissima tra marito e moglie, che si vogliono affermare l'uno contro l'altro, l'uno per possedere l'altro, e così non va la barca. Ecco, teniamo presente questo, che deve essere un cristiano. Mi tornano a mente quelle parole di Dante Alighieri a proposito dell'Italia. Si vede che è stato sempre così, ma non possiamo rassegnarsi. Chi vuole essere cristiano davvero deve accettare questa parola di Dio e dirigersi a Lui, perché ci riempia dello spirito d'amore, che riversi dentro di noi questa potenza paterna di tenerezza, di misericordia, il Signore dentro di noi, e troveremo la forza sicuramente di perdonare, la forza di osservare, di fare qualcosa anche per il nemico. Quello lo definì allora Dante Alighieri. C'erano pure lotte allora, si chiamavano guerre ghibellini, oggi si chiamano partiti, domani si chiameranno in un altro modo. Ma perché perdiamo il tempo in questo modo? L'Italia, diceva Dante, aiuola che ci fa sempre più feroci. Ma vi accorgete che c'è un'aggressività dentro di noi, una rabbia che alla prima occasione si tira il braccio e scoppia la persona e offende senza volerlo, e si ristabiliscono delle divisioni? Siamo o non siamo cristiani? Bene, la difficoltà in noi c'è. Siete figli di questo Padre, e allora imitatelo, ricevete nella sua forza. E dove, Signore? Abbiamo celebrato 3 giorni di Eucaristia. Ma l'Eucaristia che cos'è? Pane spezzato, è vino, sangue versato per noi, è il sacramento dell'amore per eccellenza, ma anche il sacramento medicinale che ci cura da questo egoismo efferato che c'è in noi e che ci impedisce di sentirci tutti fratelli. Vogliamo allora superarlo affidandoci all'Eucaristia con vera coscienza, con vero pentimento, con vera umiltà. Signore, col tuo spirito diventi dentro di me quella comunione che ricevo, quel Cristo che adoro nell'Eucaristia, diventi una bomba di amore che mi dilata il cuore, mi fa vedere oltre questa unità generale come sogno che si deve gradualmente realizzare.
sia lodato Gesù Cristo. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci chiede di essere santi nella dedizione totale al suo regno. Accogliamo con fiducia questa vocazione affidandoci alla grazia del Padre. Diciamo insieme: Padre, rendici santi come tu sei santo. Padre, rendici santi come tu sei santo. Per la Chiesa, tempio dello Spirito, perché viva fedelmente la sua vocazione di popolo di Dio e col perdono e la carità renda presente nel mondo la pace e la gioia del Regno. Preghiamo. Padre, rendici santi come tu sei santo. Per i nostri governanti, perché nel servizio ai cittadini non operino in base ad astuzie o compromessi, ma abbiano a cuore il bene fondato sulla verità, la giustizia, la libertà e la carità. Preghiamo. Padre, rendici santi come tu sei santo. Per le vittime di ogni violenza, disprezzo e calunnia, perché facendo propri i sentimenti di misericordia e mitezza di Cristo, sappiano interrompere l'azione del male col perdono e la pace. Preghiamo. Padre, rendici santi come tu sei santo. Per noi che siamo nutriti dalla parola e dall'Eucaristia, perché edifichiamo una comunità di persone libere che non si risparmiano nel servizio della carità e della misericordia. Preghiamo. Per queste nostre confraternite, l'Arcifraternita del Santissimo Sacramento, la Congregazione San Pasquale, la Congregazione di San Giuseppe, che bello vedervi insieme in questo momento ai piedi di Gesù Eucaristia, e io chiedo non solo per loro ma per tutte le nostre comunità cristiane che la presenza di Gesù Eucaristia sciolga come neve al sole quei residui di odio, di prevenzione, di sospetto che ci separa l'uno dagli altri e faccia di noi un cuore solo e un amico solo. Preghiamo. O Padre, tu ci chiedi di essere santi, non ci illudiamo di poter fare questo con le nostre sole forze, ma ci affidiamo a te. Trasforma la nostra scortezza in sapienza, volgi la nostra debolezza in forza e potenza per il tuo regno, per Cristo nostro Signore. Amen.
pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a Dio Padre.
preghiamo. Il pane che ci hai dato, Signore, in questo sacramento di salvezza, sia per tutti noi meglio sicuro di vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thank you.
terminata la celebrazione della Santa Messa ed ora ci si avvia alla processione che della Chiesa Madre va in direzione della Chiesa di Sant'Antonio e l'Arcicofraternita del Santissimo Sacramento si prepara a snodare in processione con i suoi confratti e consorelle. E allora, Zicalo, non arriva qua la processione? A cazzo. A cazzo. A Cazzarani o a Cazzanica? A monumento. A monumento. Siamo qui nella via Barcellona. È arrivata in questo momento nella piazza Umberto e come ho detto prima partecipano alla processione i parrocchiani e le congregazioni, quella di San Pasquale, ecco quella che vedete
in queste immagini e a seguire la congregazione dei falegname, la congregazione San Giuseppe. Processione eucaristica, le 40 ore dalla Chiesa Madre di Mussomeli alla Chiesa di Sant'Antonio Abate. 40 ore che rimarranno esposte fino a martedì sera. E con la Chiesa di Sant'Antonio si concludono le 40 ore che sono iniziate il 12 gennaio 2020 e termineranno appunto il martedì sera 25 febbraio 2020. Stanno partecipando alla processione eucaristica la congregazione di San Pasquale, la congregazione di San Giuseppe, la confraternita Maria Santissima del Monte Carmelo e l'arciconfraternita del Santissimo Sacramento alla Madrice di Mussomeli. Oggi e sempre sia lodato, Gesù mio sacramentato. Sia lodato ogni momento, Gesù mio nel sacramento. Oggi e sempre sia lodato, Gesù mio sacramentato. Il momento. E stiamo attraversando la via Scalea, poi la via Trabia, la via Dante e subito la chiesa di Sant'Antonio. Un breve percorso processionale, quello di oggi, 23 febbraio 2020. Confrati e consorelle accompagnano la processione eucaristica che dalla Chiesa Madre di Mussomeli va in direzione della Chiesa di Sant'Antonio. Gli abitini di colore rosso dell'arciconfraternita del Santissimo Sacramento. Ed ora snoda la compagnia da Amatrici. Thank you.
breve percorso processionale, quello di oggi, dalla Chiesa Madre alla Chiesa di Sant'Antonio. Dicevo, si tratta di un breve percorso processionale dalla Chiesa Madre alla Chiesa di Sant'Antonio, dove ci troviamo in questo momento, Piazza Manfredi, Chiaramonte. Siamo arrivati nella chiesa di Sant'Antonio Abate e queste immagini vi arrivano da Mussomeli sul fatto niceno, sul fatto del vallone, con Carmelo Barba che vi manda un caloroso saluto a voi ovunque vi troviate, mussomelesi e non. Thank you.
Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Santissimo, divinissimo sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, mio Dio e mio uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo santissimo cuore. Benedetto il suo santissimo sangue. Benedetto Gesù, il santissimo sacramento della Pasqua. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto la tua madre, il Dio Maria Santissima. Benedetto la tua madre, il tuo padre, il tuo Signore. La processione eucaristica dalla Chiesa Madre a Sant'Antonio, nella Chiesa di Sant'Antonio. Le 40 ore proseguiranno fino a martedì sera. 40 ore che erano iniziate il 12 gennaio 2020 dalla Casa di Riposo Padre Calà. Immagini in conclusione che vi arrivano in diretta dal fatto del ballone, dal fatto Miseno.